l'ex bonus si confessa nel salotto di Barbara D'Urso. Ieri pomeriggio Paola Caruso è tornata a Domenica Live per concludere l'intervista iniziata a settimana scorsa. L'ex bonus, infatti, 7 giorni fa, ha accusato un malore costringendo Barbara D'Urso a chiudere il tutto per non affaticare la sua ospite. Paola Caruso racconta dei suoi problemi di salute. Nella puntata di Domenica Live andata in onda ieri, Paola Caruso ha fatto una dichiarazione shock. Nel dettaglio ha raccontato che il suo ex fidanzato ha già un figlio di 9 anni che ha abbandonato tempo fa. Ho le prove di quello che dico, ho anche visto questo bambino. Parlo con la madre di questo bambino, che è il fratello di mio figlio. Il bambino sa chi è il padre, e ogni tanto lo vede. Ma io quando stavo con Francesco, ero all'oscuro di tutto. Ha dichiarato l'ex bonus di Avanti un altro. Quest'ultima, inoltre, ha rivelato a Barbara D'Urso che lei è a conoscenza di altre cose molto più gravi, ma che dirà solamente nelle sedi opportune. Ma non è finita qui, infatti Paola Caruso ha dichiarato anche che recentemente ha avuto anche dei problemi di salute. Sto avendo dei problemi cardiaci, ha svelato la donna, ricordando pure che dopo la sua esperienza a Pechino Express ha accusato dei dolori al colon. L'ex suocera ha contro Paola Caruso e scrive alla D'Urso. Nel frattempo l'ex suocera di Paola Caruso ha scritto una lettera a Barbara D'Urso in cui dice che l'ex bona sta raccontando una serie di falsità. Secondo quanto detto dalla madre del suo ex compagno, lei non si sarebbe mai intromessa nel rapporto sentimentale tra il figlio e Paola. Ovviamente quest'ultima ha mandato al mittente tutte le accuse.